Ciao, sono Davide. Prima di cominciare il video vorrei ringraziare Matteo Sabbi che monterà questo video. Si è offerto per fare un montaggio un po' più professionale dei miei video. Vediamo come andrà a finire. Vi voglio far vedere come si fa a tagliare una forma di parmigiano per aperitivo. Diciamo aperta in due anziché da questa parte qua, aperta per la lunghezza, per avere la forma rotonda. Allora, innanzitutto diciamo che questa forma qua è una forma di giugno 2016. Si vede da qua. Giugno 2016, vedete? Quindi ha 28 mesi. Il casello è questo qua, 934. Andiamo a vedere com'è dentro. Si cerca circa la metà della forma e poi con l'uncino vado a fare il segno in tutta la forma. Praticamente vado a incidere la crosta fino ad arrivare alla polpa. L'uncino arriva fino alla, dentro alla polpa, no? Vado a segnarmi soltanto la crosta. Più al centro possibile è meglio. Allora, questo lavoro qua con una forma sarebbe meglio farla, che la forma è stata fuori almeno un giorno o due a temperatura ambiente, perché si evitano rotture. Diciamo, quando tu la apri potrebbe crearsi una pancia e non è bello, anche perché poi dopo il formaggio la parte bassa si fa fatica a utilizzare. Pugnale, inizio a segnarmi pian pianino, allora sempre dritto perpendicolare. Più dritto possibile. Un altro, il più indietro possibile. Allora, ho sentito parlare del taglio a filo. Il taglio a filo si può fare, però è un taglio che praticamente lascia il prodotto molto liscio, sembra proprio una cosa industriale. È bello, sì, si fa bene un attimo farlo. Però per me il taglio a mano rimane il taglio migliore per il parmigiano reggiano. Quindi niente da dire per il taglio a filo, non è che... Però noi non lo utilizziamo perché quando il formaggio ha il taglio, non so, per esempio, faccio vedere, il taglio vivo così, un po' più diciamo a roccia, non sembra più bello ed è più... presentabile. Vediamo, ci siamo quasi. Andiamo con calma perché dobbiamo controllare la rottura, anche perché qua non torni mica indietro se sbagli, qui se sbagli. Allora, questa forma qua era circa 36 kg. Vediamo com'è venuta. Ecco, questo è il taglio a ruota, come me l'avete nominato. Questo tipo di taglio viene utilizzato per rinfreschi, catering, matrimoni. Adesso a me non serve questo taglio qua, noi non lo utilizziamo, era solo per farvi vedere come si faceva. Niente, poi dopo fai una bella scavatina con il coltello, prepari i cubetti per il rinfresco. Adesso a me qua la forma in realtà mi serve fatta a punte, spicchi, a punte, perché quindi la vado a dividere in due. Infatti per me questo taglio è stato inutile, una fatica per niente, perché se lo tagliavo per l'altro verso era meglio. Era giusto per farvi vedere, visto che mi è stato chiesto nei commenti. Adesso la divido in quarti, quindi metà quarti ma sempre staccare bene la crosta. Da questa parte e vado a
dalla parte della polpa ad aprirmi. Profumo esagerato, questo formaggio. Allora, adesso vi faccio vedere come fare una punta che mi è stato commentato che sono pezzetti. Sono pezzetti perché da noi, ma via il formaggio anche a pezzi da un chilo e mezzo, due pezzi grossi, però per un cliente che vuole un pezzettino più piccolino di parmigiano, dobbiamo accontentare e fare dei pezzi un pochino più piccoli. Allora, mezza, quarto, ottavino. Allora, l'ottavino lo andiamo a staccare. Così. E poi lo divido ancora in due. Sempre circa la metà. Segno la crosta e la vado ad aprire da questa parte e sempre da quest'altra parte vado a dividerlo. Ecco. Per fare le punte, come dico io, è meglio utilizzare una forma, perché partiamo dall'inizio, le forme potrebbero essere più schiacciate e grosse, o magari più strette e alte. Allora, per fare le punte sarebbe meglio utilizzare la forma stretta e alta. Difatti, vedete, il pezzo rimane bello alto. Vado a fare il primo pezzettino, poi divido in due ancora il formaggio. Sempre con calma, non mi stuferò mai di dirlo, perché nessuno ti corre dietro. E il formaggio è facile che crepi. Allora, da questo pezzo qua andiamo a ricavare due punte o tre, vediamo in base alla dimensione. Allora, faccio un taglio per la lunga. Ecco. Questa è una punta. Vedete, con la giusta crosta. Questa potrebbe essere un'altra, possiamo dividerla ancora in due per fare un pezzettino più piccolo. Diciamo che è un bel pezzo anche quello lì. Adesso vi faccio vedere anche quell'altro. Vediamo stavolta di passaggio per qua. Vedete? Questo possiamo dividerlo ancora in due. Ecco. Queste sono le punte. Se invece volessi farlo da chilo, questo qua lo divido in due e rimane un pezzo da un chilo e cento circa. Si va considerando due scritte e mezzo barra tre. Scritte intendo dove c'è scritto parmigiano reggiano. Allora, in questo caso torniamo a fare come prima, di nuovo la prima punta, lo divido in due. Vedete il taglio com'è? Non è liscio pari, può essere un pecorino tagliato col coltello, invece è un taglio, io lo chiamo a roccia perché è più bello, a me piace di più. Allora, poi vado a fare la prima punta. Ecco, guardate. Per una famiglia di adesso, due persone, un pezzettino così, è perfetto. Adesso come adesso non ci sono più le famiglione di una volta, che ne compravano dei quintali, quindi bisogna accontentare tutti. I pezzi piccoli si finiscono prima, poi dopo a lasciarli in frigo potrebbero prendere l'odore di frigo in casa, gusto che poi dopo il formaggio è meglio fresco. Poco
ma spesso. Bene, con questo è tutto, un saluto da Davide, al prossimo video, ciao!